Partiamo da qui, però io farei riferimento proprio in relazione a questa esperienza in Consiglio regionale, proprio a quello che diceva anche in precedenza il Presidente Migliucci, hai confermato anche te in questo momento con l'esempio di Craxi. La politica sicuramente rispetto alle questioni della giustizia non sembra rinunciataria, è perché per la politica è pericoloso senz'altro occuparsi di riforme della giustizia che non siano gradite. Vedi, la magistratura non ha tutte le colpe, nel senso che cui facevi riferimento prima tu, anche noi ci siamo rivolti alla magistratura nel momento in cui abbiamo verificato determinati comportamenti, appunto, sicuramente non commendevoli e anche che hanno avuto poi una rilevanza penale. Però il tema più generale del rapporto tra giustizia e politica, secondo me, deve essere ricondotto perché insomma, non possiamo gettare la spugna da questo punto di vista. Deve essere ricondotto ad un equilibrio che oramai non c'è più. Oramai non c'è più e non c'è più dal 1992 con la Tangentopoli che ha determinato quel mutamento quasi rivoluzionario dell'assetto dei partiti così come lo avevamo conosciuto fino ad allora. E la domanda che ci dovremmo sempre porre costantemente, riguardo proprio per andare a comprendere da dove nasce il problema è ma prima del 1992 alla Procura di Milano non arrivavano segnalazioni o denunce di tangenti o di malaffare della politica? E la Procura di Milano, ricordiamoci anche in quell'episodio, diciamo in quella vicenda, partì da un episodio tutto sommato di scarso rilievo, adesso non mi ricordo il nome della chiesa, forse com'era, chiesa? Mario Chiesa, non era certo la maxi tangente, però in quell'occasione la Procura di Milano iniziò delle indagini come mai prima. Io non credo che in Procura a Roma o in Procura a Milano non siano mai arrivate in precedenza o a tutt'oggi segnalazioni e denunce circa i cattivi comportamenti della politica. Credo però che uno dei problemi di fondo, ed è uno dei problemi per cui poi la politica spesso si sente anche ricattata e sotto pressione, è proprio nel tema della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Che però sappiamo perfettamente essere un obbligo che in realtà tale non è e che consente come dire, di mettere poi una foglia di figo rispetto a qualsiasi iniziativa della magistratura. A me in questo contesto invece appunto piace ricordare l'iniziativa che prese Pannella proprio in occasione diciamo delle vicende del 92 e cioè ma d'altra parte non poteva prenderle che Pannella quelle iniziative parlo degli autoconvocati alle 7 del mattino per riaffermare diciamo la centralità dell'istituzione parlamentare in un momento in cui questa istituzione era messa come dire in discussione proprio per effetto dei comportamenti dei parlamentari sicuramente, ma per effetto di un'azione della magistratura che tendeva a delegittimare proprio come poi ciclicamente questo si è riproposto tutta la questione dell'antipolitica. Sicuramente ci sono responsabilità della politica, ma ci sono anche delle responsabilità di una parte del mondo della giustizia. Quando si parla di giustizia e politica, a mio avviso ci sono almeno tre questioni che vengono in campo. Uno appunto dell'azione e della spettacolarizzazione
dell'azione della giustizia quando riguarda la politica. E tutto questo adesso l'onorevole Mastella non è presente, vedremo se sarà presente successivamente, però appunto la strumentalizzazione delle iniziative che vengono assunte in una fase che è quella della gogna mediatica, delle indagini preliminari, di ciò che viene fatto passare in un momento che non è il momento processuale, perché poi il momento processuale si consuma a distanza di anni, esita magari anche appunto in assoluzioni, e però nel frattempo l'azione della giustizia sulla politica è essa stessa politica nel momento in cui viene proposta in determinati modi. Tant'è che nel parlare dei rapporti tra giustizia e politica, secondo me, non si può fare l'economia del ruolo della stampa. Il ruolo della stampa in questo rapporto è un ruolo fondamentale ed è un ruolo tutto sbilanciato, ma questo accade anche, come dire, in relazione ad altri tipi di rapporti, è tutto sbilanciato sulla magistratura. Anche la stampa, diciamo, rappresenta sempre più spesso una parte che sembra, come dire, rinunciare al proprio ruolo critico rispetto a determinate iniziative. Perché? Bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati. Io temo ugualmente che questo rinuncia al ruolo della stampa rispetto alla critica su determinate iniziative derivi anche quello non solo da delle convenienze contingenti, anche di tipo professionale, ma anche da timori di fondo, dato l'enorme potere che è insito appunto nell'esercizio obbligatorio, nell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. E non possiamo parlare, adesso sto facendo dei ragionamenti ad alta voce rispetto al tema giustizia e politica, non possiamo non parlare nel momento in cui parliamo di giustizia e politica di un'altra vicenda che è solo un punto di vista diverso, ma dove guardare lo stesso fenomeno. È una vicenda della quale noi radicali ci siamo occupati e se ne è occupata anche in passato l'Unione delle Camere Penali, ed è la vicenda, lo diceva prima il Presidente Migliucci, della separazione dei poteri, ma in realtà del fatto per cui la magistratura occupa tutti i posti, basti appunto fare un ragionamento su questo, tutti i posti nell'ambito dell'esecutivo, nelle strutture tecniche di ogni ministero. Anche lì c'è una, come dire, una subordinazione della politica. La magistratura rivendica per sé autonomia e indipendenza, e la maggior parte dei capi degli uffici legislativi e gli stessi componenti degli uffici legislativi e in molti casi i capi di gabinetto dell'esecutivo sono tutti di provenienza da parte della magistratura, sono tutti distacchi del CSM. E quanto incidono questi ruoli che secondo me, solo non volendo vedere bene la questione, si possono definire tecnici? Non sono ruoli tecnici, sono ruoli che orientano poi le scelte, e soprattutto nel momento in cui si vanno a tradurre le scelte politiche in provvedimenti, ecco lì che c'è il ruolo tecnico che prende il sopravvento e lo prende sempre verso una determinata direzione. Perché la politica? Perché la politica non ha il coraggio di, parliamo di queste cose,
non ha il coraggio di mettere a capo degli uffici legislativi dei ministeri, non dei magistrati, per coprire tutto quel che fa rispetto ai pericoli rappresentati dalla obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, perché poi evidentemente se determinate scelte vengono compiute da un magistrato fuori ruolo che è distaccato al ministero, ovviamente l'occhio dell'inquirente, dell'indagatore rispetto a determinate vicende sarà un occhio evidentemente diverso. Ancora un'altra prospettiva dei rapporti tra giustizia e politica, pure è stata accennata dal Presidente. Io non sono d'accordo su una cosa però, e mi riferisco al ruolo sempre più preponderante della cosiddetta giurisprudenza creativa in materia penale. Ora, io non sono d'accordo e faccio questo invito anche al Presidente Migliucci, magari proviamo qualche altro termine, quando si parla in continuazione di giurisprudenza creativa. Allora, la creatività è un dato positivo, quando si parla di qualcosa, di qualcuno in termini di creatività, è un elemento positivo, non è certo un elemento negativo. E invece questa giurisprudenza creativa, ben inteso in materia penale, in materia civile tutt'altra questione, è un dato assolutamente negativo e di crisi del sistema. Quindi anche quando continuiamo a parlare di giurisprudenza creativa magari si rischia di lanciare un messaggio che è diverso da quello che vogliamo lanciare. Lo ricordava il Presidente, noi stiamo assistendo sempre di più ad una giurisprudenza che proviene direttamente dalla Corte di Cassazione, che in modo costituzionalmente discutibile occupa il ruolo del legislatore. Come la vogliamo chiamare questa situazione? Perché io lo dico sempre rispetto all'esempio del concorso esterno in associazione mafiosa. Noi spesso sentiamo nei vari contesti della necessità di andare a colpire quell'area grigia che non è mafia, ma che non può essere neanche lasciata libera di agire nel momento in cui appunto si presenta quest'area grigia in un certo modo a supporto dell'associazione mafiosa. E c'è questa esigenza e si dice la giurisprudenza va a colmare, diciamo, questa esigenza, rendendo punibile un'area grigia che altrimenti non sarebbe non punibile. Ma si può dire senza paura che io vorrei vivere in un paese nel quale una campagna elettorale, per esempio, in una campagna elettorale si discuta di questo tema. E c'è la forza politica che dice nel mio impegno per la prossima legislatura c'è anche quello di andare a colmare questa lacuna dell'ordinamento, c'è un'altra forza politica che dice a me non interessa nulla di tutto questo, i problemi che devo affrontare sono altri, i cittadini italiani debitamente informati e nell'ambito di una bella democrazia decidono a chi dare fiducia e se decidono di dare fiducia a quella forza politica che si impegna a risolvere questo problema, questa forza politica andrà in Parlamento e farà la sua bella legge. La magistratura applica la legge. Io non voglio vivere in uno Stato nel quale dall'oggi al domani 5 giudici riuniti in una Camera di Consiglio che hanno fatto un concorso magari 20-30 anni prima
ad un certo punto vengono fuori da questa camera di consiglio e dicono c'è un nuovo reato, perché di questo si tratta. La giurisprudenza della Cassazione ancora di recente riaffermato non è un reato di invenzione di matrice giurisprudenziale rispetto, questo, nella polemica con le corti sovranazionali, dice è semplicemente un'applicazione del 110, un'applicazione ordinaria del 110. Sappiamo benissimo, ma adesso non è questo il contesto nel quale andare a spiegare in termini dottrinari perché il 110 non può essere applicato al 416 bis. Ma questo è solo uno dei temi. Io ricordo per esempio un altro tema, e queste, vedete, si tratta di scelte che la magistratura fa, che sono scelte politiche in senso pieno. Faccio riferimento ancora ad un altro esempio, al tema noto agli operatori dell'elusione fiscale. C'è stato tutto un periodo in cui, a fronte di testi legislativi, normativi, che chiarivano la volontà del legislatore di non assoggettare a sanzione penale quelle condotte rientranti nella cosiddetta elusione fiscale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione invece ha ritenuto di porsi proprio su un perimetro opposto a quello dettato dal legislatore, con delle conseguenze disastrose in termini anche di attrazione, per esempio, degli investitori stranieri in Italia. Vedete quanto la giustizia, appunto, poi diventa attore politico a pieno titolo, con delle conseguenze che si riverberano sull'economia anche di una determinata nazione, quindi in termini di occupazione. Noi abbiamo imprenditori stranieri che se ne sono scappati dall'Italia a causa di queste incertezze determinate da una giurisprudenza che sempre meno, si è consentito di dire, ritiene di dover stare e di dover rimanere nell'alveo che gli sarebbe proprio secondo l'assetto costituzionale che abbiamo. E,